King apre a Pesaro. Il noto gruppo Made in Marche, specializzato nel settore dell'abbigliamento casual e sportivo, arriva nel pesarese con un megastore di 2000 metri quadri. Una nuova apertura che è anche un ritorno sul territorio per l'azienda, dopo anni e in grande stile. Una piazza importante, indispensabile per la nostra realtà essere presenti. Noi siamo di Senigallia, quindi Pesaro è la seconda piazza delle Marche, era necessario anche presentare uno store all'altezza della piazza. Quando abbiamo rilevato King nel 2003 da un fallimento, esisteva un negozio a Pesaro, era in centro, purtroppo lo abbiamo chiuso perché non era redditizio, ci siamo dati come obiettivo di tornare prima o poi, diciamo, in questa piazza. Sono passati praticamente 20 anni e finalmente siamo tornati. Non è una rivincita, quelli erano altri tempi, un mercato più difficile, dovevamo sperimentare e capire quello che era. Oggi siamo pronti per qualunque tipo di, diciamo, di sfida o di piazza. È chiaro che magari giocare nelle Marche è un pochino più semplice, però l'importante è dare quell'offerta e quel servizio che una piazza così importante merita. In un periodo di crisi, dove le aziende continuano a chiudere, King invece continua a crescere e ad aprire nuovi store, nonostante il grande nemico del mercato online. Siamo in controtendenza, no? Rispetto a tanti settori del mondo retail, in primis pensate a quello del settore bancario, che non fa altro che chiudere, diciamo, sportelli, ma anche altre attività del retail stanno retrocedendo sulle aperture. Noi, grazie a Dio, con una politica attenta, lungimirante, continuiamo in questa espansione, fatta sempre però con il passo giusto, con mezzi soprattutto propri. E questo, devo dire, anche la differenza rispetto ad altri, chiamiamolo, competitor, no? Altra particolarità di King è quella che vede quasi tutti i suoi dirigenti cresciuti all'interno dell'azienda. Da qui dunque la visione di un grande gruppo come di una grande famiglia. L'azienda è un'azienda familiare dal punto di vista societario e nella gestione. Questo sicuramente è un elemento importante. Io sono entrato in azienda circa 15 anni fa, ho fatto tutto il percorso di crescita e devo dire che il 99% delle figure che occupano ruoli di responsabilità in King sono persone cresciute all'interno, che quindi hanno potuto, diciamo, vivere la crescita dell'azienda, i propositi e i valori che spingono le persone che sono a capo dell'azienda a fare un determinato tipo di percorso, e questo sicuramente è stato un elemento distintivo.